Susanna Tuccillola, preside della scuola Ristori, che è la scuola elementare, media e materna del quartiere. Si chiama Ristori Durante. Durante perché prende il nome da Annalisa Durante, la bambina che fu uccisa nel 2007. Questo è un posto che ha subito nel corso degli anni varie inaugurazioni, vari inizi di attività senza mai nota. Noi da ottobre praticamente ne abbiamo preso possesso, stiamo lavorando con dei laboratori che avevamo già in atto da tanto tempo e che adesso abbiamo ripreso a fare, che sono laboratorio di scena, di laboratorio teatrale delle donne, e contemporaneamente c'è un servizio di assistenza ai bambini, children, in cui i bambini hanno un'attività di dopo scuola che è di accompagnamento ai compiti, ma anche di potenziamento, perché fanno laboratori di arte, di immagine, di corpo, quindi fanno attività integrative. Quello che noi vogliamo è che questo diventi un centro di cultura, un centro in cui si affacciano le donne per chiedere informazioni agli sportelli, ma in cui si affacciano anche donne per discutere tra loro, per incontrarsi. Mi rendo conto che può sembrare un'idea vecchia, ma è un'idea importante, per cui i luoghi in cui le donne possano parlare di sé, stare con loro e stare tra di loro si sono sempre più ridotti. Quartiere, all'indomani della morte di Annalisa Durante, ci siamo sempre posti l'idea di ricostruire il tessuto connettivale del quartiere, la cultura praticamente, quindi siamo partiti dall'asilo nido che non c'era, abbiamo messo la scuola materna, abbiamo messo la ludoteca che poi si è chiusa, ma l'obiettivo era di avere un posto, cioè di ricostruire nel territorio tutti quegli ambienti che fanno sì che ci sia aggregazione culturale. Questo è uno di quelli. La papà, 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 papà